Vogliamo procedere con serietà e insomma affidabilità rispetto al programma che già abbiamo lanciato negli scorsi anni, proprio con la partecipazione dei cittadini. Come sapete, il piano di transizione locale che abbiamo chiamato Ecosistema Taranto e che dà il nome anche a questa coalizione elettorale. Vogliamo portare a termine tutti quei progetti che stavano già nello scenario del cantiere Taranto. Stiamo chiudendo le nostre alleanze da questo punto di vista e siamo convinti che la città che sta cambiando ai cittadini piace. Quindi vogliamo andare avanti con questo lavoro e vogliamo farlo con grande convinzione e con grande amore per la città e diamo oggi in qualche maniera testimonianza di ciò che abbiamo fatto, impostato, programmato e di ciò che da oggi in avanti racconteremo in campagna elettorale insieme alla coalizione vogliamo portare a termine. La coalizione è pressoché formata, aspettiamo con grande rispetto, grande fiducia e grande disponibilità gli amici del Movimento 5 Stelle, credo che i prossimi giorni potrebbero essere cruciali da questo punto di vista, ci sono tutti i presupposti per una coalizione che come avete visto si è formata sullo schema tradizionale del Conte 2 e anche per certi aspetti dello schema del governo regionale, quindi insomma una coalizione tipicamente progressista con tanto buon civismo e tanti moderati. In sostanza considerate che Taranto, ne ho parlato col segretario Letta proprio qualche giorno fa a Roma, è una delle città più grandi d'Italia che va al voto in primavera ed è sicuramente una delle città su cui la coalizione progressista punta forte. Nello scenario anche attuale elettorale, come dire in termini di legge elettorale, mi sembra abbastanza intelligente che le forze politiche rilevanti come PD e Movimento 5 Stelle viaggino insieme in quella direzione.